A circa 40 chilometri da Sciacca, circondata da campi di grano, Giuliana è uno splendido borgo siciliano che vale la pena di scoprire. Si può raggiungere passando da Sambuca in 45 minuti di auto, attraversando uno stupendo paesaggio rurale. Quando si arriva, specialmente nei weekend di giugno, ci si può imbattere in una serie di iniziative che animano il borgo. Può capitare anche di trovare una fanfara di bersaglieri o di poter ammirare splendide infiorate realizzate dagli stessi cittadini. Poi c'è sempre l'occasione di gustare le specialità gastronomiche del posto, come la tabisca, una pagnotta con olio extravergine, scaglie di formaggio ed acciughe. Qui si conoscono tutti, anche perché sono solo in 1700. È lo stesso sindaco del paesino a dirci tre motivi per scoprire Giuliana. Uno dei motivi è perché è un borgo medievale, abbiamo un castello federiciano che merita una visitina, c'è buon cibo, c'è serenità, c'è un clima favoloso e quindi venendo a Giuliana, gustando i nostri prodotti tipici locali e vedendo il castello, sicuramente, come dire, non si perde tempo, ma si passa una mezza giornata di vita serena, lontano dallo stress della città e vedendo le nostre chiese, le nostre bellezze, il nostro paese che è un fiore all'occhiello per quanto riguarda la pulizia e per quanto riguarda diciamo, l'arredo urbano, perché l'abbiamo arredato con fiorere, stiamo puntando sulla bellezza e siamo convinti che la bellezza attrae turismo e attrae personalità. In centro ci sono alcune belle chiese, ma il pezzo forte della visita è certamente il castello di Federico II, che recentemente ha conquistato anche la copertina della Guida di Repubblica ai castelli di Sicilia. Ci sono alcune stanze con costumi e armi d'epoca, ma salendo sulla sua terrazza si può godere di un panorama mozzafiato su tutta la valle sottostante. Noi per dare ancora più visibilità a questi borghi, proprio quest'anno, in occasione dell'anno delle radici, che il Presidente della Repubblica ha lanciato il messaggio durante gli auguri di fine anno, abbiamo voluto, assieme ai comuni di Bisacchino e Chiusa Sclafani, fare un calendario assieme dove nel mese di giugno potete gustare la nostra tabisca tipica locale di Giuliana, a Chiusa le ciliegie e a Bisacchino potete vedere una realizzazione di murales dedicato alla festa del cinema, dedicato a Frank Capra. Quindi tutte e tre comuni assieme facciamo parte dell'area interna. Quindi cerchiamo di fare squadra per apparire più belle e per rendere il nostro territorio migliore e più attraente.